Noi quest'anno abbiamo riscontrato un incremento importante di iscritti grazie al lavoro fatto dalle categorie, soprattutto delle categorie dove diciamo, i precari sono in maggior numero, penso alla FILCAMS, all'FLC, lo stesso NIDIL, alla FLAI, categorie dove lo sfruttamento è importante, dove il tasso di flessibilità dei lavoratori è importante, laddove stiamo cercando di dare tutela e diritti a questi lavoratori. Sì, il mercato del lavoro è cambiato e la CGIL si sta organizzando, partendo dal congresso e dalla Carta Universale dei Diritti. Io credo che questi due aspetti, il congresso e la Carta dei Diritti Universali, sono due strumenti che possono aiutare. Noi come Camera del Lavoro di Livorno ci siamo concentrati fortemente, orientando la nostra azione verso i disoccupati, parlando con loro, a volte anche in maniera aspra, perché è chiaro che un lavoratore che perde il posto di lavoro e si trova in una situazione di precarietà, magari venendo da una situazione tutelata, diventa complicato, però noi ci stiamo riuscendo, stiamo diventando punto di riferimento e come dicevo prima, NIDIL, SOL, FILCAMS, FLAI e scuola, che sono settori dove c'è maggiore richiesta di servizi, noi siamo presenti e stiamo aumentando gli iscritti e stiamo aumentando i consensi. Allora, intanto noi abbiamo i nostri servizi INCA e CAF, che sono i servizi storici di tutela, dalla semplice pratica di disoccupazione alla NASPI, alla pensione e altri strumenti che sono storici. Però noi forniamo anche servizi più semplici, dalla stesura di un curriculum vitae a un orientamento al lavoro. Abbiamo sportelli Prometeo sulla nostra provincia, assistiti direttamente dai nostri servizi per cercare di dare orientamento al lavoro, e abbiamo soprattutto l'ambizione di dare tutela collettiva anche alla tutela individuale, partendo dai siti produttivi laddove il precariato è più forte, attraverso i nostri RSU e attraverso le categorie dove i lavoratori sono più garantiti.